Salerno mette al centro il tema dell'autismo. Si terrà il 22, 23 e 24 novembre prossimi presso il Resort San Joseph in via Salvatore Allende a Salerno il 5° congresso internazionale Autism The Best Practices, promosso dalla cooperativa sociale Giovaminte. Una 3 giorni caratterizzata da 5 plenarie, 3 lectio magistralis, una sessione poster, 3 workshop in cui oltre 30 relatori provenienti da tutto il mondo si confronteranno sul tema dell'autismo. Stamane la conferenza stampa di presentazione dell'evento al Comune di Salerno. Ne abbiamo parlato con il presidente della cooperativa sociale Giovaminte, Luca Goffredo. La cosa più importante, noi l'abbiamo vista in questi anni, l'importanza è l'informazione e la formazione sulla tematica. 10-15 anni fa sull'autismo si sapeva poco, anche quando noi per esempio giravamo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica non si aveva tanta conoscenza sull'autismo. Ora per fortuna almeno si sa che c'è l'autismo. Ora è importante la maggiore informazione e formazione sulla tematica e capire anche le metodologie più idonee, le ricerche scientifiche più idonee per poter comprendere e aiutare i bambini autistici. Che passi avanti sono stati fatti? Perché siamo al 5° congresso internazionale a Salerno, da 10 anni l'associazione insomma è presente sul territorio. Quali passi sono stati fatti e quanto è importante la vicinanza delle istituzioni, non solo per il patrocinio, credo? No, la vicinanza dell'istituzione è fondamentale perché il percorso sull'autismo si può fare quando tutti gli attori che girano intorno alla tematica creino un gruppo unito e creino una via unica. Quando i centri, le cooperative, le famiglie e le istituzioni insieme collaborano sull'aiuto e il sostegno sia delle famiglie che del bambino autistico, si riesce a percorrere una giusta strada. Questo l'abbiamo visto nel prosieguo di questi anni, perché è stata finalmente creata una legge sull'autismo, si è incominciato a parlare di una presa in carico globale che considerasse la persona autistica dall'età piccola fino all'età adulta. Diventa fondamentale unire gli sforzi e creare una via unica. Da questo punto di vista, Salerno, l'Italia è in che posizione rispetto al resto del mondo, visto che parliamo di un congresso internazionale? Allora, l'Italia, Salerno principalmente, grazie anche all'amministrazione comunale, è stata sempre abbastanza vicina alla tematica. Si stanno facendo nuove ricerche scientifiche, avremo anche all'interno del congresso dei relatori italiani che hanno realizzato anche ricerche genetiche. Quindi si sta avanti nella ricerca, logicamente su questo ambito l'America ha un passo avanti, soprattutto nell'ambito delle metodologie, però finalmente anche nel nostro paese si è focalizzata molta l'attenzione sulla tematica e quindi si stanno creando sia nuove strutture, sia nuove metodologie, sia nuove ricerche.